Benvenuti a WorldBot Special Edition. Questa edizione speciale di WorldBot è dedicata al Monaco Yacht Show, il più importante salone nautico del mondo dedicato interamente ai super yacht. I super yacht esposti, di cui 54 oltre i 40 metri, per una superficie espositiva di oltre 10.000 metri quadrati. I visitatori giunti a Monte Carlo da ogni parte del mondo. La linea a Bianca Ascenti, che ci racconta le novità più esclusive. Il Monaco Yacht Show riunisce i professionisti della grande nautica da diporto internazionale. Cantieri, broker, designer, accessoristi e società di servizi. È riconosciuto tra gli operatori del settore come l'appuntamento da non perdere dello yachting di lusso. Si tratta dell'unico salone nautico dedicato esclusivamente alla grande nautica da diporto. Ma torniamo al Principato per salire a bordo delle barche più esclusive al mondo. E da Monte Carlo è tutto. WorldBot Special Edition finisce qui. Noi ci vediamo alla prossima puntata con una nuova esclusiva Special Edition, ovviamente su Yacht & Sail. Benvenuti a WorldBot. Quando il mare è uno spettacolo. Il sommario. In questa puntata di WorldBot, il Buzzi 39 Rib, ideato e costruito dall'FB Design. Saliamo con Emanuele Zenoni a bordo del nuovissimo Ego 43. WorldBot è andato alla scoperta di Besenzoni, azienda leader che progetta e costruisce accessori per imbarcazioni. Abbiamo ricercato per voi due proposte di imbarcazioni a motore usate. La puntata di oggi si apre con il test di un super gommone. Si tratta del Buzzi 39 Rib, una barca ideata e costruita dalla FB Designer dell'ingegner Fabio Buzzi, uno dei nomi più celebri nella costruzione di barche da corsa e da diporto. Prestazioni straordinarie garantite dalla quarantennale esperienza del cantiere nelle corse, per una barca destinata anche ad uso militare. La linea a Maurizio Bulleri. Andiamo ora in Liguria, dove abbiamo provato il nuovissimo Ego 43, dal cantiere Best Yacht. Ego 43 è un open di design e tecnologia, costruito con grande cura artigianale e completamente personalizzabile. Unica è la poppa Seafru, che delimita un pozzetto estremamente ampio. La linea a Emanuele Zenoni. Parliamo ora di nuovi progetti. Il lusso intramontabile di Hermès si unisce alla straordinaria capacità innovativa di Wally. Nasce WHY, Wally Hermès Yacht. 58 metri di lunghezza, ben 38 di larghezza, per una superficie totale vivibile di 3.400 metri quadri. Una vera e propria isola galleggiante, con un'incredibile concentrazione di tecnologia, impiegata per ridurre al minimo l'impatto ambientale. L'intera superficie dello scafo e della sovrastruttura è coperto da pannelli solari. La vedremo in acqua nell'estate 2012. E sempre in tema di sinergie, CRN e Riva si uniscono con l'obiettivo di lanciare un progetto per la produzione di una nuova linea di imbarcazioni dai 50 agli 80 metri.
I nuovi yacht, disegnati da Mauro Micheli e dal suo studio Officina Italiana Design, coniugheranno lo stile e l'eleganza di riva, riconosciuti in tutto il mondo con la competenza nella progettazione navale e la maestria costruttiva del cantiere CRN di Ancona. Warboat è andato alla scoperta di Besenzoni, azienda che dal 1967 progetta e costruisce accessori per imbarcazioni. Grazie ad investimenti mirati, Besenzoni negli ultimi anni ha sviluppato in particolar modo l'aspetto tecnologico della produzione, mantenendo così i più elevati standard qualitativi e di sicurezza. Parliamo ora di usato. Siamo andati a Roma, ospiti della Lions Int Yachts, azienda che rappresenta dal 1975 il cantiere svedese Albert Rassi e vanta più di 40 anni di esperienza nel mondo della nautica da diporto. Per presentarvi due imbarcazioni a motore usate dal cantiere Galeon. Anche per oggi è tutto. Noi ci vediamo domani, stessa ora, sempre su Yacht & Sail.